il lussuoso Hyatt Regency Hotel di Kansas City. Ha appena un anno di vita ed è famoso per il suo ardito design architettonico. In una meravigliosa serata di luglio, quasi 1500 persone affollano il celebre atrio dell'hotel per un ballo. Improvvisamente, parte dell'edificio crolla, uccidendo 114 persone. È il peggiore cedimento strutturale della storia degli Stati Uniti. Oggi, con una sofisticata simulazione computerizzata, vi riveleremo cosa ha causato il crollo dell'Hyatt di Kansas City. I disastri non accadono per caso. Sono il risultato di una catena di eventi critici. Sveleremo gli indizi in un conto alla rovescia di quegli ultimi istanti prima del disastro. Il Midwest americano. Missouri. Kansas City. È il 1978. Per molti è ancora una zona isolata del Midwest, nota solo per il commercio del bestiame. In realtà la città sta emergendo dalle ombre della recessione economica, come centro di commerci diversificati. Le autorità di Kansas City approvano un grande progetto di sviluppo urbano. Esso include un nuovo hotel di lusso da 50 milioni di dollari, l'Hyatt Regency. Il progetto promette di rinnovare l'immagine della città, considerata un'obsoleta città di bovari. Maggio 1978. Hanno inizio i lavori dell'Hyatt. 40 piani per 150 metri di altezza. All'inizio della fase 1 della costruzione, l'azienda di ingegneria locale, la GCE, di proprietà di Jack Gillam, sta ancora mettendo a punto il progetto. Questo approccio sbrigativo ha lo scopo di portare a termine il lavoro più rapidamente rispetto alla norma. Gillam ha alle spalle 10 anni di progetti di edifici innovativi, ma l'Hyatt Corporation si aspetta qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Trasformare quella visione in realtà sarà una delle imprese più difficili della sua carriera. Il fiore all'occhiello dell'albergo sarà l'enorme atrio, largo 44 metri e alto 15, dal soffitto in vetro. Tre passerelle sospese attraverseranno l'atrio e collegheranno le camere degli ospiti a un centro conferenze e a un complesso commerciale. Poi, 17 mesi dopo, sorge un problema grave. Una sezione del soffitto di vetro delle dimensioni di un campo da tennis precipita al suolo. L'ingegnere Jack Gillam analizza il problema. Scopre che le viti che collegavano i pannelli alle travi del soffitto erano state montate in modo errato. Ma conclude che l'incidente non si ripeterà. 1 luglio 1980. Nonostante il problema, l'Hyatt Regency Hotel di Kansas City apre nei tempi previsti. È uno dei più spettacolari edifici della città e le passerelle sospese dell'atrio fanno rapidamente parlare di sé. La prima impressione era un enorme spazio aperto, arioso, con delle passerelle apparentemente sospese in aria. La gente rimaneva di sasso. Venerdì 17 luglio 1981. Le 18. A 12 mesi dalla sua inaugurazione, l'Hyatt è diventato una delle mete notturne più gettonate della città. Stasera, 1500 persone affollano il famoso atrio per uno degli eventi più popolari dell'hotel, una gara di ballo in stile anni 40. Mentre i ballerini si esercitano, arriva una troupe televisiva. Il giornalista Michael Mahoney lavora per la stazione televisiva locale KNBC da un anno. È qui per filmare un pezzo leggero per il telegiornale della sera. Non lo ritiene certo un incarico esaltante. Odio i pezzi leggeri. Avevo accettato il lavoro a Kansas City ritenendo che fosse un'opportunità per arrivare al grande pubblico e speravo di riuscire a ottenere quegli incarichi per i quali mi sentivo più portato. Le storie di cronaca. Dall'altra parte dell'atrio, l'ingegnere Walter Trueblood e sua moglie Shirley partecipano per l'ottava volta a questa danza all'Hyatt. Condividono la passione per il ballo dagli anni 50, quando ancora adolescenti si facevano la corte.
Come fedeli clienti, Walter e Shirley godono di privilegi speciali. Gli organizzatori erano stati gentili a offrirci due consumazioni gratuite e io non avevo mai rinunciato a un martini gratis. L'agente ipotecario locale Frank Freeman è al suo primo ballo. È con il suo compagno, con il quale vive da 5 anni, Roger Grisby. Aspettavano da settimane questo ballo e Roger è nel suo elemento. Era molto estroverso, conosceva tutti. Lo vedevi parlare con qualcuno e sembrava che lo conoscesse da una vita, anche se lo aveva appena incontrato. Intanto, Walter e Shirley Trueblood decidono di sottrarsi alla competizione. Preferiscono unirsi ad altre decine di coppie che affollano la passerella del primo piano, che offre un panorama della sala da ballo 5 metri più in basso. 19 e 4 minuti. L'orchestra comincia a suonare un popolare foxtrot e ha inizio la gara di ballo. La troupe di Mike Mahoney riprende la scena dal ristorante del secondo piano. Sulla passerella del secondo piano, Walter e Shirley Trueblood ondeggiano al ritmo della musica che sale dall'atrio. 9 metri più in alto, altre decine di curiosi assistono alla gara da un'altra passerella al quarto piano. Al piano terreno, proprio sotto alle passerelle, Frank Freeman e Roger Grisby ammirano i passi dei concorrenti. ...19:05. Nel ristorante al mezzanino del primo piano, il cameraman di Mike Mahoney esaurisce le batterie. Mentre Dave si stava preparando a riprendere, io ho preso la borsa della telecamera per cercare qualche batteria carica. Poi Mahoney avverte un rumore proveniente dall'altro lato dell'atrio. Ho udito uno schiocco molto netto, un suono metallico. Era un rumore estraneo a quella situazione, così istintivamente ho guardato in alto. C'è stato un forte strappo e la passerella si è abbassata di una ventina di centimetri. Ho preso il braccio di Shirley e le ho detto, sarà meglio che ci allontaniamo. Abbiamo fatto 2 o 3 passi. Mike Mahoney localizza l'origine del rumore. Viene dalla passerella davanti a lui. Ero all'altezza della seconda passerella quando ha iniziato a cedere. Ci ha messo alcuni secondi, ma sono sembrati un'eternità. Si è abbassata e poi, all'improvviso, è crollata. I presenti vedono con orrore le passerelle in cemento e vetro del secondo e del quarto piano crollare nell'atrio gremito di persone. Il livello superiore è venuto giù come un ascensore. Ho pensato, oh mio Dio. Decine di ballerini e spettatori giacciono al suolo, morti, schiacciati da 65 tonnellate di cemento e acciaio. Centinaia sono sepolti vivi. Se i soccorsi non li raggiungeranno in fretta, molti altri moriranno. Pochi minuti prima, il giornalista locale Mike Mahoney stava registrando queste spensierate immagini di un ballo a Kansas City. La videocamera ora immortala queste orribili scene di devastazione. Era uno spettacolo spaventoso, semplicemente terribile. C'erano persone orrendamente sfigurate, persone mutilate che avevano perso braccia, gambe, persone che erano rimaste intrappolate sotto le macerie delle passerelle, schiacciate sul pavimento o tra le passerelle crollate. Era una scena orripilante. Sconvolti, i sopravvissuti chiamano il 911. Mandate delle ambulanze all'Hyatt Regency Hotel. Parte dell'atrio è crollato sulla gente. Quante vittime ci sono? Saranno un centinaio. 19:07. 2 minuti dopo il crollo. L'agente ipotecario Frank Freeman è sotto shock. Lui e il suo ragazzo Roger erano proprio sotto alle passerelle al momento del crollo. Frank è stato colpito alla schiena e alla spalla dai detriti, ma si è salvato per pochi centimetri. Subito dopo il crollo ero davanti ai resti delle passerelle e le punte delle mie scarpe erano a pochi millimetri dalle macerie. Non c'è traccia di Roger. A qualche metro di distanza, sotto le macerie delle passerelle del secondo e quarto piano,
si trova il perito immobiliare Mark Williams. Pochi secondi prima stava prendendo da bere al bar. Ora è sdraiato a terra sotto 65 tonnellate di detriti. La mia gamba sinistra era dietro la mia testa, proprio qui, dietro l'orecchio destro. La destra invece era praticamente staccata dalla giuntura ed era alle mie spalle. Avevo entrambe le gambe dietro la testa. L'ingegnere Walter Trueblood, che si trovava sulla passerella del secondo piano, riprende conoscenza. Sente un peso opprimente sul petto. Sono riuscito a muovere solo il braccio, con il quale mi sono tolto la cravatta per respirare meglio. Non ha idea di dove sia sua moglie Shirley. Non sa se si è salvata. Diciannove e 17. Arrivano i pompieri e il personale di emergenza. Viene rapidamente allestito un obitorio nell'atrio dell'hotel. All'esterno, il parcheggio dei taxi diventa un centro di primo soccorso. Nella sua tomba di cemento, Walter Trueblood non sa se sua moglie Shirley sia viva. Poi sente qualcosa. Udì la voce della mia Shirley che mi chiamava. Walt, le chiesi come stesse. Ricordo che Walter mi chiedeva se fossi tutta intera. Non potevamo toccarci, ma potevamo parlarci. I tubi dell'acqua recisi dal crollo minacciano seriamente i sopravvissuti. L'acqua delle enormi cisterne dell'hotel sta inondando l'atrio a un ritmo di oltre 1000 litri al minuto. Sotto le macerie, centinaia di persone sopravvissute al crollo rischiano ora di annegare. Mark Williams sente salire il livello dell'acqua. Iniziavo a inalare acqua dal naso. Ricordo di essermi detto: sono in uno dei punti più alti di Kansas City e sto per morire annegato. Mentre Mark lotta per tenere la testa sopra al pelo dell'acqua, i soccorritori non sanno come arrestare l'allagamento. Il capo dei pompieri della divisione di Kansas City individua il problema. Le porte di ingresso stanno fungendo da dighe, impedendo all'acqua di defluire all'esterno. Chiama sul posto i bulldozer, che abbattono le porte. L'acqua inizia a defluire dall'atrio. Per il sollievo di Mark Williams, il livello dell'acqua inizia a calare. 21:30. Sono passate più di 2 ore. Walter e Shirley Trueblood sentono le voci dei soccorritori e gridano per farsi trovare. I soccorritori legano dei cavi d'acciaio alla trave che schiaccia Shirley al suolo e iniziano a sollevarla con una gru. Devono fare piano. Se scivolasse, la trave potrebbe ucciderla. Mentre parlavo con i soccorritori, sentii che ero sul punto di svenire. Uno di loro mi disse: signora, tenga duro, ci siamo quasi. Finalmente, i soccorritori traggono in salvo Shirley. A pochi metri di distanza, un'altra squadra estrae dalle macerie suo marito Walter, che urla agonizzante. Le 22. Frank Freeman, finalmente persuaso a uscire dall'edificio, sta ricevendo le cure del caso al vicino centro medico, quando arriva una chiamata. I soccorritori hanno estratto dalle macerie il cadavere di un uomo. Corrisponde alla descrizione di Roger. Non sembrava...
che fosse stato travolto da qualcosa. Insomma, non aveva tagli. Né lividi. Sembrava semplicemente addormentato. Chiesi cosa gli fosse successo e mi risposero che gli si era spezzato il collo. Sette ore e mezza dopo il crollo, i soccorritori trovano solo cadaveri. Non sanno che sepolto dalle macerie c'è qualcuno ancora vivo. Ma il perito immobiliare Mark Williams è sepolto a una profondità tale da non riuscire a udire gli operai sopra di lui. Stavo impazzendo. Perché nessuno si occupava di me? Pensavo che organizzassero una squadra per togliermi di dosso quelle macerie. Poi sente qualcosa. I soccorritori stanno perforando le macerie proprio sopra di lui. Sentii qualcuno che stava battendo sopra di me, forse sulla passerella, e così iniziai a urlare: «Ehi, sono qui sotto!» Ma il frastuono dei martelli pneumatici copre le grida disperate di Mark. Sopravvissuto al crollo della passerella e a rischio di annegamento, ora Mark Williams rischia l'impensabile: essere ferito o ucciso per mano degli stessi soccorritori. A un certo punto il martello pneumatico è tornato ad affondare nelle macerie e mi si è piantato fra le gambe. A quel punto mi sono detto: sono proprio sopra di me. La prossima volta la punta mi affonderà al centro della schiena. E mi sono preparato al peggio. Poi, mentre la squadra si prepara ad affondare di nuovo nelle macerie, finalmente qualcuno sente le urla disperate di Mark. Ricordo che qualcuno disse: «Mio Dio, c'è una persona ancora viva qui sotto!» Le 4:30. Il pompiere Ray Wynn estrae Mark Williams dal mucchio di detriti. Quasi 10 ore dopo il crollo, è l'ultima persona trovata viva. Ma è orribilmente ferito. Si vedevano le suole delle sue scarpe a questa altezza. Si è seduto e io ho detto: accidenti, sì, questo tizio è vivo. Ero felicissimo di vederlo. Le 5 del mattino. Un'autoambulanza porta Mark all'ospedale. È ancora cosciente, ma ha la schiena spezzata e i reni stanno per cedere. Ricordo che ho sentito mia madre chiedere al medico: sopravvivrà? E il medico le ha risposto: non credo che ce la possa fare. Mi sono sollevato e ho detto: come? Non ce la farò? Io devo andare a caccia di anatre il 27 ottobre, all'apertura della stagione. The news, a special report. Mentre Mark Williams viene operato d'urgenza, emerge l'enormità della tragedia dell'Hyatt. Chi è responsabile del crollo delle passerelle? A causa del disastro dell'Hyatt, lo stato del Missouri... Il dolore della tragedia persiste nelle vite dei sopravvissuti e dei loro parenti. Sono morte 114 persone. Altre 186 sono rimaste ferite, molte in modo grave. È il cedimento strutturale più letale della storia dell'ingegneria americana. In tutti gli Stati Uniti la gente vuole risposte. Come ha potuto un elemento chiave di un progetto pubblico tanto prestigioso come l'Hyatt crollare in quel modo? Ora, riesaminando gli eventi e approfondendo l'indagine, vi riveleremo che cosa è accaduto veramente all'Hyatt di Kansas City. Perché sono morte tante persone e come hanno potuto cedere le sofisticate passerelle sospese dell'albergo con conseguenze tanto devastanti. Un'avanzata simulazione al computer ci porterà laddove nessuna telecamera può andare, nel cuore della zona del disastro. Lunedì 20 luglio 1981. 3 giorni dopo la tragedia, i parenti celebrano i primi funerali delle vittime.
Kansas City è in lutto. L'Hyatt, la compagnia alberghiera, e la Crown Center Redevelopment Corporation, proprietaria dell'edificio, danno inizio alle indagini sulla tragedia. Ma il sindaco di Kansas City, Richard Berkeley, esige un'inchiesta pubblica indipendente e chiede l'intervento del National Bureau of Standards. L'OMBS è una prestigiosa istituzione federale indipendente che esegue perizie scientifiche per il governo americano. Ma un'indagine può richiedere mesi. Un giornale locale, il Kansas City Star, decide di abbreviare il processo. Il quotidiano vuole che un ingegnere strutturale del luogo, Wayne Lichka, diventi il suo investigatore sotto copertura. Mi sorprese la chiamata e accolsi con una certa apprensione quell'incarico. Da una parte volevo accettare, per vedere con i miei occhi cosa era veramente successo. Lichka sa che l'Hyatt è stato realizzato in fretta, completato nell'arco di 2 anni e mezzo. Forse la velocità della costruzione ha reso meno attenta la manodopera? O forse a causare il crollo sono stati materiali difettosi o un errore nella miscela del cemento? Se così fosse, molti altri edifici in costruzione a Kansas City potrebbero essere a rischio. Le risposte si trovano nelle macerie all'interno dell'atrio dell'Hyatt. 3 giorni dopo il crollo, i proprietari dell'edificio decidono di permettere alla stampa di entrare nell'atrio devastato. Ma i giornalisti, e tra loro Wayne Lichka, in incognito, scoprono che c'è un trucco. Ai giornalisti è permesso guardare le macerie solo da 30 metri di distanza. Ma il Kansas City Star aveva previsto che Lichka potesse essere tenuto a distanza e ha escogitato un piano ingegnoso. Lichka è dotato di un'arma segreta, un fotografo con un teleobiettivo. Lichka riesce a vedere il groviglio di macerie delle passerelle del secondo e quarto piano, ancora lì dove sono precipitate. In alto, tutto ciò che rimane della struttura originale sono 6 tiranti lunghi 5 metri ancora appesi al soffitto. Ciò consente a Lichka di intuire il design delle passerelle. La passerella superiore era sospesa al soffitto grazie a questa serie di tiranti. Lichka capisce che doveva esserci anche una seconda serie di cavi sospesa alla passerella superiore per sostenere il peso di quella inferiore 9 metri più in basso. Soprattutto i cavi pendenti dal soffitto sono importanti per capire dove si sia verificato il cedimento. La prima cosa che mi colpì fu che i tiranti erano ancora appesi al soffitto. Dato che i cavi sono ancora intatti, Lichka suppone che la struttura abbia ceduto laddove la passerella superiore era connessa ai tiranti. Forse un giunto difettoso in un punto nevralgico della delicata struttura ha ceduto. Per scoprirlo bisognerà esaminare più da vicino i detriti, ma i proprietari non intendono permetterlo. Lichka spera che le fotografie possano rivelare di più, ma ha un'idea. Il municipio ha certamente una copia del progetto dell'Hyatt. In esso sono descritti i materiali usati e ciò potrebbe far luce su un loro possibile cedimento. Ma il municipio nega a Lichka l'accesso ai progetti. I bibliotecari li stanno catalogando. La sua indagine segreta per il Kansas City Star si scontra con un muro. Mentre l'indagine di Lichka è a un punto morto, quella ufficiale va avanti. Una squadra di 4 scienziati del National Bureau of Standards sbarca a Kansas City. Tra loro c'è il capo investigatore Edward Frank. La sua priorità assoluta, esaminare le passerelle crollate dell'Hyatt. Ma quando arrivano all'Hyatt, Frank e la sua squadra dell'MBS sono sconcertati da ciò che trovano. L'atrio è vuoto.
le macerie delle passerelle, con tutti gli indizi che contenevano, sono state rimosse. Gli scienziati inviati dal National Bureau of Standards, o NBS, per indagare sul crollo delle passerelle dell'Hyatt Regency, hanno incontrato una difficoltà. Ciò che restava delle passerelle è scomparso. I proprietari dell'edificio lo hanno rimosso per analizzarlo privatamente. Per il capo investigatore, il dottor Edward Frank, capo della divisione strutture del bureau, è un duro colpo. I detriti sono stati rimossi e non abbiamo avuto modo di esaminarli. Il fatto che avessero portato via tutto ci fece arrabbiare molto. Frank fa immediatamente appello alla corte della contea di Jackson, chiedendo di poter esaminare le macerie conservate in un magazzino in centro. Se la corte respingesse la richiesta dell'NBS, l'indagine indipendente sul disastro dell'Hyatt morirebbe sul nascere. La squadra dell'NBS inizia a esaminare le deposizioni dei testimoni oculari per individuare le cause del crollo. Molti affermano che le passerelle dell'Hyatt quella sera erano sovraffollate. L'albergo incoraggiava il pubblico a ballare sulle passerelle. Dicevano: usate l'intero salone come pista da ballo. E tutti lo facevano. Alcuni esperti sostengono che la presenza di gente che ballava sulle passerelle potrebbe averle sottoposte a uno stress eccessivo. All'improvviso le passerelle che erano state progettate per far andare i clienti dall'ascensore al ristorante erano diventate delle piste da ballo, una vera follia. Pat Foley, presidente della catena di hotel Hyatt, nega che le passerelle fossero sovraffollate. Le passerelle erano state progettate per sostenere il peso di tutte quelle persone. Gli investigatori dell'NBS esaminano le leggi urbanistiche di Kansas City e scoprono che il codice richiede che le strutture pubbliche siano in grado di sostenere un peso pari a 488 kg per metro quadro. Le passerelle del secondo e quarto piano avrebbero dovuto essere abbastanza resistenti da reggere almeno 1280 persone. Ma nessuno sa esattamente quante persone ci fossero quella sera. Quindi gli investigatori ricevono un'informazione preziosa. Vengono a sapere del filmato girato da Mike Mahoney la sera del disastro. Gli investigatori si precipitano a visionare il filmato e scoprono che molte delle riprese si concentrano sulle famose passerelle sospese. Ci vennero fornite informazioni preziose su un piatto d'argento, molto molto utili. Gli investigatori calcolano che al momento del crollo c'erano 40 persone sulla passerella inferiore e 23 su quella superiore, per un totale di 63 persone. Calcolano che 63 persone esercitano un peso di 83 kg per metro quadro, molto meno del massimo carico possibile. È chiaro che la quantità di persone non era sufficiente da sola a sovraccaricare le passerelle. Ma forse 63 persone potevano essere abbastanza per innescare un disastro se alcune di loro stavano ballando sulle passerelle. Nel 1940 le telecamere immortalarono il ponte di Tacoma Narrows mentre andava in pezzi. Il forte vento aveva creato un violento moto oscillatorio nella struttura e aveva provocato il crollo del ponte. Un esempio estremo di ciò che gli ingegneri chiamano vibrazione armonica. L'NBS si chiede: è possibile che l'ondeggiare delle persone che ballavano sulla passerella abbia causato un effetto simile? Gli esperti sanno che tutte le strutture, per quanto solide, vibrano impercettibilmente con una frequenza unica e individuabile. Se le persone sulla passerella si stavano muovendo allo stesso ritmo, avrebbero potuto innescare una vibrazione armonica. Ciò avrebbe potuto generare un moto ondulatorio in grado di deformare la struttura fino a farla crollare. Per determinare se il crollo è stato provocato da una vibrazione armonica, l'NBS deve stabilire la frequenza naturale delle passerelle e la frequenza delle persone che vi si trovavano, nonché il ritmo al quale ondeggiavano, seguendo la musica. Gli investigatori apprendono che l'orchestra stava suonando un foxtrot al momento del crollo. Analizzando il motivo, scoprono che esso ha una frequenza di 1.1 Hz o bit al secondo. Quindi la confrontano alla frequenza naturale della passerella del terzo piano rimasta intatta.
scoprono che essa è pari a 7.1 Hz, oltre 6 volte più veloce. Dato che le due frequenze sono diverse, la vibrazione armonica non può aver causato il disastro. È un vicolo cieco. L'indagine dell'NBS si arena. Nel frattempo, l'indagine non ufficiale dell'ingegner Wayne Lischka per il Kansas City Star procede. I progetti dell'IAT sono tornati in municipio dopo essere stati catalogati. Lischka spera che contengano qualche indizio sulla causa del crollo, ma ciò che trova al municipio ha l'effetto di una bomba. Ero veramente scioccato. Mi ci vollero pochi secondi per capire che ciò che c'era sui progetti e ciò che era stato costruito in cantiere erano due cose diverse. I progetti archiviati dalla GCE di Jack Gillam mostrano che le passerelle del secondo e del quarto piano pendono dal soffitto grazie a una serie di tiranti lunghi 14 metri. Ma Lischka sa, dopo aver visitato l'IAT, che le passerelle non erano state costruite proprio così. I tiranti ancora penzolanti dal soffitto non erano abbastanza lunghi da raggiungere la passerella più bassa. Quindi, una seconda serie di tiranti, montati sulla passerella superiore, avrebbe dovuto sostenere il peso di quella inferiore. Lischka ha già dedotto che la struttura ha ceduto proprio dove la passerella superiore era connessa ai tiranti del soffitto. Ora inizia a capire perché. Secondo i progetti, questo delicato punto di connessione era stato pensato per sostenere solo il peso della passerella superiore. Nella struttura costruita, invece, sosteneva anche il peso della passerella inferiore, il doppio del carico previsto. Lischka deve sapere una cosa. L'ingegnere Jack Gillam ha cambiato il progetto del punto di connessione per adattarlo a peso extra. Qualche ora dopo, le fotografie appena sviluppate delle macerie gli danno la risposta che cercava. Esse mostrano chiaramente che alcuni dei punti di connessione della passerella superiore hanno ceduto. Tre travi incrociate formano la struttura di base della passerella. Al punto di connessione i tiranti passano attraverso le estremità di ogni trave o canale e sono tenuti in posizione da un bullone nella parte inferiore. È evidente a Lischka il motivo per il quale questo punto di connessione ha ceduto. Questi sono due canali da 25 centimetri, simili a quelli usati per la passerella. Normalmente, se si volesse realizzare una passerella con due canali, si sarebbero messi retro contro retro e si sarebbe messo il tirante tra i due. Nel caso dell'IAT, invece, i due canali sono stati messi punta a punta e poi saldati per formare una trave a scatola. Saldare insieme i due elementi rende la struttura molto debole in questo punto. Le travi a scatola saldate erano adeguate per costituire l'ossatura della passerella, ma non certo per formare il punto di connessione che in quel caso doveva sostenere l'intero peso di entrambe le passerelle. La natura della loro struttura aveva trasferito queste potentissime forze ai punti più deboli e sottili della trave, le sue pareti. Lischka ritiene che il design del punto di connessione sia all'origine del disastro. Mettere due canali punta a punta è una cosa ridicola da fare. Lo era allora e lo è ancora. Lischka pubblica le sue scoperte sul Kansas City Star. Se ha ragione, allora il crollo non è stato causato da materiali difettosi, ma da un errore di progettazione. Ma senza poter accedere alle passerelle, questa non è che una teoria interessante. Quindi, 12 giorni dopo il crollo, la Corte della Contea di Jackson emette un verdetto importante. Concede alla squadra investigativa dell'NBS l'accesso ai resti delle passerelle conservati in un magazzino di Kansas City. La priorità degli investigatori è confermare dove hanno ceduto le passerelle. Tra le macerie della passerella superiore vengono rinvenuti i suoi 6 punti di connessione e viene fatta una scoperta inquietante.
In tutti i casi, le saldature della trave a scatola si erano piegate verso l'interno e verso l'alto, permettendo al tirante di attraversarle. Una trave a scatola, denominata 9UE, mostra i segni dei danni più delle altre, il che significa che è stata la prima a cedere. A quanto sembra, Liska aveva ragione. Il progetto dei punti di connessione con travi a scatola era il tallone d'Achille della passerella. Bastava guardare quelle travi per dire: io non avrei mai fatto una cosa del genere. Liska e Frank pensano che il disastro sia stato provocato da un cedimento dei punti di connessione. Ma a differenza di Liska, Frank può verificare la teoria. Al Laboratorio Nazionale di Ingegneria di Gettysburg, nel Maryland, gli investigatori attaccano delle travi a scatola in acciaio a dei tiranti fino a riprodurre delle copie esatte del punto di connessione incriminato. Ogni frammento della passerella viene pesato e si calcola che il peso totale sostenuto dal punto di connessione era pari a 8.150 kg, oltre 8 tonnellate. Per prima cosa vogliono sapere se il punto di connessione era in grado di sostenere il peso delle passerelle senza le persone. Gli scienziati sottopongono la prima replica a un carico costante di 8 tonnellate. Dopo 4 secondi, nessun cambiamento. Dopo 20 secondi, un leggero movimento. Dopo 52 secondi, si ferma. Già il peso delle passerelle da solo induce le pareti della trave ad arcuarsi, ma il punto di connessione non cede. Ma gli investigatori sanno che c'erano 63 persone sulle passerelle al momento del crollo. Calcolano che questo aggiunge circa una tonnellata per un carico totale di 9 tonnellate. Ripetono l'esperimento con un punto di connessione identico al primo. Questa volta il peso in più verrà aggiunto gradualmente per osservare esattamente cosa accada ai punti di connessione. A 8.070 kg, le pareti laterali si distorcono ulteriormente e la base inizia a cedere. A 8.160 kg, la saldatura si incrina. Poi, a 8.255 kg, cede completamente. La base della connessione, il punto che sostiene il massimo sforzo, si piega come fosse di cartone. La vite che collega la passerella al suo tirante cede completamente. Sottoposta a una forza costante esercitata meccanicamente, la connessione cede con 815 kg in meno del carico stimato. Le conclusioni dell'MBS sono tanto chiare quanto scioccanti. Le connessioni della passerella del quarto piano non erano abbastanza forti da sostenere il peso di due passerelle e delle persone. Infatti erano tanto deboli da poter sopportare appena un terzo del carico previsto dalle leggi edilizie di Kansas City. Fin dal primo giorno, quello era destinato a essere un disastro annunciato. L'indagine richiede 10 mesi e rivela dettagliatamente cosa ha causato il distacco delle due passerelle dai loro sostegni, facendole crollare su una pista da ballo affollata e uccidendo 114 persone. A pochi secondi dal disastro. Le 19. 5 minuti al disastro. Il ballo del venerdì dell'Hyatt attira ben 1.500 appassionati. Decine di persone si rifugiano sulla passerella del quarto piano per sfuggire alla calca. Ma sotto ai loro piedi, i 6 punti di connessione della passerella faticano a sostenere 9 tonnellate di peso. All'estremità orientale della passerella, il punto di connessione posto alla fine della trave a scatola 9UE si sta deformando ormai da 16 mesi. Sotto le passerelle, gli ospiti sono ignari del pericolo incombente.
le 19 e 4 minuti. Un minuto al disastro. Shirley e Walter True Blood si uniscono alla folla sulla passerella del secondo piano. Pochi secondi dopo, la base della trave a scatola 9UE si incurva. Il suono del cedimento delle saldature si ode da 30 metri di distanza. Al piegarsi della base della trave, il tirante si libera. Al cedere del bullone che va a finire nella parte superiore della trave, le passerelle calano verso il basso. Due secondi dopo, il disastro. La trave a scatola 9UE cede. Le cinque connessioni rimanenti del quarto piano cedono istantaneamente. La passerella del quarto piano precipita a una velocità di 15 metri al secondo. 65 tonnellate di acciaio e cemento precipitano al piano terreno in un secondo e sei decimi. Un errore fatale nella costruzione delle passerelle è all'origine della morte di 114 persone. Il compito della squadra dell'NBS consisteva solo nello spiegare le ragioni tecniche del crollo. Ma le vittime della tragedia vogliono risposte alle loro domande. Com'è stato possibile che una struttura pubblica fosse mal costruita senza che nessuno se ne rendesse conto? Di chi è stata la colpa del fatale difetto delle passerelle? La storia completa sarebbe emersa nel corso di una serie di sensazionali processi istruiti sulla scia del disastro. I risultati di quei processi avrebbero scioccato l'America, trasformando le tecniche di costruzione in uso negli Stati Uniti per sempre. Gli investigatori ufficiali hanno rivelato che le passerelle dell'Hyatt di Kansas City sono crollate a causa del modo errato in cui erano connesse ai tiranti. Gli importanti punti di connessione potevano sostenere solo un terzo del peso effettivamente sopportato. Ora, al centro dell'attenzione, si trova Jack Gillam, capo della GCE che ha progettato l'Hyatt. Dopo il crollo, l'Associazione Americana degli Ingegneri Civili, o ASCCE, e il Consiglio di Stato del Missouri indagano sul ruolo di Gillam. Ne emerge che erano stati gli architetti dell'Hyatt a richiedere le travi a scatola per le passerelle, per motivi puramente estetici. Le travi a scatola sono molto facili da nascondere con il cartongesso. Ma in quanto capo ingegnere, spettava a Gillam accertare che tutte le caratteristiche della passerella fossero a norma. Allora, cosa è andato storto? Jack Gillam racconta agli investigatori che dopo un anno dall'inizio dei lavori dell'Hyatt, la sua azienda, la GCE, aveva inviato i disegni delle passerelle e dei punti di connessione al fabbricante, la Haven Steel. La Haven Steel sostiene che il progetto a tirante singolo è troppo complicato da realizzare e propone un assetto a due serie di tiranti. Un mese dopo, la GCE approva il nuovo progetto della passerella. Gli investigatori sono sconcertati. La passerella progettata da Gillam è già difettosa dall'inizio e il nuovo progetto raddoppia il peso che essa dovrà sostenere. E in nessun momento la GCE tenta di correggere l'errore. Perché l'errore non è stato rilevato? Finalmente Gillam fa una grave ammissione. Nessuno alla GCE ha calcolato la resistenza delle connessioni della passerella. Sostiene che è pratica comune nel Missouri affidare tali calcoli alla fabbrica. Ma la Haven Steel insiste sul fatto che tale compito spetta agli ingegneri. E gli investigatori scoprono che Gillam ha avuto una seconda chance per evitare il disastro. Quando durante i lavori parte del soffitto dell'atrio era crollata, l'azienda di Gillam aveva controllato le connessioni dell'atrio, ma nessuno aveva controllato quelle delle passerelle. Se lo avessero fatto, quasi certamente avrebbero notato il problema. La ASCE sospende Gillam. Dopo 5 anni di causa, il Consiglio di Stato del Missouri giudica la GCE responsabile del crollo e revoca la licenza di Gillam, che non potrà più operare nel Missouri. Gillam ritiene che la sua ditta, la GCE, si sia comportata correttamente, ma accetta che la responsabilità dell'errore vada, in ultima analisi, attribuita all'ingegnere capo del progetto,
e cioè a lui. Il Kansas City Star vince un premio Pulitzer grazie agli articoli di Wayne Lischka sul crollo delle passerelle dell'Hyatt. Lischka lavora ancora come ingegnere a Kansas City. Mark Williams ha passato 2 mesi nel reparto di terapia intensiva e molti altri mesi per la dolorosa riabilitazione. Ma all'apertura della stagione della caccia all'anatra... Ce l'ho fatta. Il mio fisioterapista mi ha portato sulle spalle nella palude e ho partecipato alla prima giornata di caccia all'anatra. Nonostante la schiena spezzata e 2 gambe disarticolate, incredibilmente Mark è guarito del tutto. Anche Walter e Shirley Trueblood sono guariti, nonostante le gravi lesioni, e sono ancora appassionati ballerini. La tragedia dell'Hyatt ha trasformato le norme di sicurezza dell'ingegneria negli Stati Uniti. Dopo il disastro, Kansas City ha completamente rivisto tutte le sue regole concernenti l'edilizia. Oggi è obbligatorio che tutti i calcoli siano eseguiti da un ingegnere nominato dal comune. E l'Associazione degli Ingegneri Civili Americani ha riscritto le proprie regole per inviare un messaggio chiaro agli ingegneri strutturali. Siete voi i responsabili dei piani che recano il vostro timbro. Oggi l'Hyatt di Kansas City è cambiato molto. Non ha più alcuna passerella sospesa. Al loro posto c'è un unico passaggio sostenuto da solidi pilastri per comunicare un maggiore senso di sicurezza a chi passa di lì, dopo ciò che è successo, proprio in quella sala.